Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati da Mr. Pokenjoy. È arrivato il momento di presentarvi il team con Lapras e Meowstic. Team che io ho usato alla Champions Cup, torneo organizzato da Wolf Glick, campione del mondo 2016, torneo con quasi 1500 partecipanti, hanno fatto 4 gruppi da 360 persone, io mi sono piazzato 34esimo nel mio gruppo con un risultato di 6-3, torneo giocato fino alla fine perché è iniziato alle 11 la sera ed è finito alle 9 la mattina per me, che si giocava con orario americano, e per me è stata una bella nottata intensa. Comunque giocata fino alla fine, sono arrivato sul 6-2 al nono round, che poi ho perso, ma per pura sfiga, nel senso che con questo team io ho vinto tutti gli incontri 2-0 e quando ho perso contro tutti 2-1, nessuno è uscito imbattuto da me. Chiusa parentesi, ho perso per sfiga perché mi sono trovato davanti un avversario con Ninetales Ipnosi, ok, Zaino Fuga, quindi neanche aveva la lente che dicevi, vabbè, gli è entrata l'ipnosi tutte le volte che l'ha usata e io ho dormito 3 turni tutte le volte che l'ha usata. Ma per mettere la ciliegina sulla torta, io ormai quando eravamo sull'1-1 a partita quasi praticamente vinta, con il suo Titar mandato a meno 2, è riuscito a crittarmi 2 volte in 2 turni di fila con un Titar a meno 2, ok? Quindi voi potete immaginare quanto io mi sia incazzato quella sera, quella mattina, perché ormai era le 9. E niente, quindi poi anche perché io sul 6-2, 7-2 avevo molte possibilità di poter passare in top il giorno dopo, proprio perché il punteggio era buono, tutte vittorie 2-0, le sconfitte 2-1. Detto questo, c'è un bel report di questo, c'è un video report di questo team, adesso dovrebbe uscire il bannerino in alto a destra, cliccate lì se volete andare a vedere, c'è scritto tutto, vedete tutto sul video e c'è scritto tutto nella descrizione, esattamente come gira il team. Ora ve lo vado a presentare. Allora, abbiamo, nasce tutto da Lapras e Meowstic, Lapras con Assorbacqua, Vulneropolizza, Tuono, Idropompa, Liofilizzazione e Protect. Il Tuono è lì più che altro per dar fastidio a Corviknight. Poi abbiamo un Incineroar per potenza, Corpetto d'Assalto, ripescato dal VGC-19 perché è un set tale e quale a quello che usavo in VGC-19. Abbiamo Fuoco Carica, Braccio Teso, Bruciapelo e Retromarcia. Retromarcia perché voglio fare danno e spezzare i sash avversari nel caso ci fossero, ecco perché non ho Parting Shot. Poi c'è Mimikyu, Fantasmanto, ovviamente Assorbisfera, Adamant, quindi fa dei bei danni, Ombra Artigli, Carineria, Danza Spada, Distorto Zona. Poi abbiamo Meowstic, che è stato messo per l'appunto lì per poter avere la priority su Salvaguardia. Perché? Perché con l'aggiunta nella Season 3 si sono aggiunti i nuovi Pokémon. Con l'arrivo di Venusaur mi dava fastidio il fatto di pensare al Sonnifero. Mi dava fastidio il fatto di pensare che potevano girare dei Toxicity, dei Giga Toxicity che paralizzano e avvelenano. Il fatto anche soltanto di Heterny che può confondere tutti i Pokémon avversari. E allora abbiamo Salvaguardia, Psichico, Bruciapelo e Pioggia Danza. Poi abbiamo Ludicolo per sfruttare la Rain, con Protezione, Energipalla, Gelo Raggio e Surf per far recuperare vita a Lapras e per fare doppio danno, quindi doppia hit sui Pokémon avversari. E Abilcintura per essere un po' più, ancora un po' più dannosi sui Pokémon super efficaci. Ecco, perché secondo me Ludicolo comunque è un Pokémon che fa cacarissimo, ve lo dico chiaro e tondo. Infatti è la prima volta nella mia vita che faccio un team con Ludicolo dentro. Poi abbiamo fatto Rhyperior molto particolare, Solid Roccia, Figiberry, Forza Equina, Frana, Maledizione, Protezione. Maledizione ci fa diventare più lenti di tutti quanti, ci boosta la difesa e ci boosta l'attacco. Ok, questo è quanto e adesso ci possiamo godere la lotta del Versus Enjoy. Abbiamo trovato il nostro avversario, attenzione, si inizia, si trova subito Misa, un giapponese che, attenzione perché qui potrebbe esserci un bel copycat, bisogna stare attenti a ciò che potrebbe venirne fuori, eh? Bisognerebbe starne molto attenti. Allora,
Io farei così. Io partirei di Mimikyu. Fatemi pensare. Io se facessi Mimikyu in Cineroar non sarebbe male. Mimikyu in Cineroar. Lapras lo porto. E poi porto Ludicolo. Vediamo. Allora, secondo me lui potrebbe ridare di Hatterny e il bellissimo, come è, come si chiama lui, ed è il bellissimo quello che può fare copycat, l'unico che può fare copione, che non mi ricordo, quel gatto selvaggio, quel gatto leopardo, Leopard, eccolo lì. Infatti è così. No, però, allora, attenzione. Ok, 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 allora buono. Attenzione, perché io farei una cosa di questo genere. Assorbisfera, corpetto d'assalto. Ok, ci sgama tutto quello che noi ci abbiamo. Perfetto. Allora, io adesso eviterei di fare Trick Room, perché potrebbe essere che magari Trick Room non me la fa subito. E poi vado di retromarcia qua. Vediamo un attimo cosa succede. Infatti ci parte un urlo rabbia. Va bene, ci toglie il coso, il fantasmanto. Vediamo un attimo che succede. Attenzione. Vediamo. Vediamo se ha fatto. Potrebbe aver fatto tranquillamente. Oh, buono, perché rimane lì lui. Buono, questo è buono. Io entro con Lapras adesso. Attenzione. Lui mette subito la distorto zona. Facciamo finta che ci va bene per un semplice motivo. Se io faccio distorto zona adesso, poi magari lui c'ha. Può essere che lui abbia. Come si chiama? Può essere che lui abbia. Provocazione. Io ho fatto dove sta entrando Ferrothorn la mossa quella lì di tipo. La mossa quella lì di tipo ghiaccio che ci mette l'Aurora Veil, e quindi ci va bene. Buono. Vediamo se riusciamo a togliere la Trick Room oppure no. False lacrime. Lui mi fa false lacrime su Lapras. Per il momento va bene. Ok, buono. Abbiamo tolto la Trick Room. Adesso io butterei dentro Incineroar. E poi farei Dyna Saetta, giusto per non mettere l'acqua, perché entrando Incineroar poi voglio avere Il fuoco carica pronto per ogni evenienza. Vediamo, Allora, quello se ne va a Ferrothorn. Va bene. Rientra questo qua. Ok, perfetto. Perfetto, va bene. Urlo rabbia. Ok, ma tanto lui lo tiriamo giù adesso, E a me va bene. Ok. Ora bisogna pensarla bene, attenzione.
Bisogna vedere chi ha lui adesso. Ok, c'ha lui. Allora, secondo me, siccome lui è quello che potrebbe Gigamaxare, non lo so. Io farei una cosa di questo genere. Qui più andiamo di Dyna Saetta perché c'è il campo e comunque facciamo un bel po' di danno, va? Protegge quello. Vediamo se riusciamo a tirarlo giù. Vediamo se lo portiamo in range con Dyna Saetta più il braccio teso. Secondo me no. Secondo me ci resiste. Dipende come è spreadato. Se è spreadato in difesa... Oh, buono. 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 Ah, cerchiamo di vincerla e di portarla a casa sta partita. Cerchiamo di vincerla e di portarla a casa. Allora, questo è un team dannato perché potremmo missare qualsiasi cosa. Speriamo di non missare idropompa perché già siamo a meno uno. Devo fargli più danno possibile. Ci devo provare. Vabbè che se lo gigamaxizza oppure ci scassa, eh. Però vediamo. Cioè, nel senso che se lo gigamaxizza resiste lo stesso a qualsiasi cosa. È dentro la Master Ball, quindi penso che abbia fatto dentro... Penso che l'abbia gigamaxizzato. Ok, quindi lui non vuole più mettere... Non mette più la Trick Room. Ok, va bene. Io avrei potuto fare quasi allora fuoco carica su quel Ferrotor. Perché adesso non lo tiriamo giù. Mai nella vita. Lui lascia Ferrotor lì davanti senza fargli niente. Giga Castigo ci va a rincoglionire tutti i Pokémon. Lapras resiste. Vedete, ci rincoglionisce tutti i Pokémon per l'appunto, come vi stavo dicendo. Vediamo dove è andato adesso. Schiacciacorpo. Dovremmo resistere a questo schiacciacorpo. Perfetto. Io adesso faccio una cosa bella. Butto l'odicolo eventualmente a morire. Scusatemi, a dormire no, a morire. E provo a fare l'utilizzazione qua. Poi dopo con Mimikyu e con Incineroar dovrei cavarmela. In teoria. Proprio in teoria, dico. Vediamo se riusciamo a fare liofilizzazione. Buono. Allora è Assault Vest. Ecco perché non l'ha mai protetto. È Assault Vest. Ludicolo resiste. Buono. Buono. Vortex palla. Oh, allora è Weakness. Ok, è Weakness. Perfetto. Pesante. Pesante, io farei così. Proverei a fare surf. Più vado dell'utilizzazione qua. Tanto io adesso devo tergiversare, perché tanto ho scoperto che lui è Assault Vest. E ovviamente lui si colpisce da solo. Ma va bene, se mi muoiono tutte e due adesso va bene, perché io poi ho Incineroar. Tutte e due si colpiscono da soli, ovviamente, perché guai se uno riesce ad attaccare, per carità del signore, quando mai nella vita. Tanto l'uno è Assault Vest e l'altro adesso finisce il Giga e noi poi non siamo più amminchiolati, diciamo così. E possiamo fare fuoco carica più mossa spettro su quel Hatterning. Quindi andiamo abbastanza bene. No, scusate, ho fatto una cavolata. Fai sinistra e poi fai entrare lui, ok. Bene. Allora, dovrebbe finire i turni di Giga.
se non ricordo male. Ok, perfetto. E allora ci siamo. Possiamo tranquillamente fare ombra artigli di qua, fuoco carica di qua. E infatti la lotta finisce per abbandono. Perfetto, perfetto. Buono. Abbiamo trovato il nostro secondo avversario di oggi, che è Mike Mole. Ecco, questa già è dura da affrontare. È abbastanza tesa come storia. Questa è tesa perché c'è un... Non è facile questo matchup. Bisogna stare attenti. Questo non so se riusciamo a portarcelo a casa, perché è molto molto difficile. Io direi di fare così. Solo che se lui mi mette Whimsicott davanti, però magari non ce lo mette. Io lo spero non ce lo metta. Io spero che parta di Durant e Milotic. Vediamo. Qui è tutto dipende da come lidda lui. Se mi lidda Durant e Milotic mi va bene. No, Chandelier Durant. Ok, allora bisogna stare attenti, eh. Allora bisogna stare attenti. Se io facessi fuoco carica, gli sparo fuoco carica di là. E butto dentro Mimikyu. Vediamo cosa succede. Durant lo toglie. Butterà dentro coso? Butta dentro Kolkendur. Si becca un fuoco carica. Va bene. E intanto noi scopriamo un attimo chi lui ha. Buono. Lui mette la distorto zona, ottimo. Questa cosa è ottima. Ok, fiammosfera, va bene. Io farei così. Retromarcia. Ombra artigli, non la deve più togliere la Trick Room adesso. Non la deve più togliere. Kolkendur se ne va, ottimo. Entra Milotic, ottimo. Sta andando tutto bene. Vediamo. Adesso bisogna entrare con Lapras tutta la vita. Quindi sappiamo tutti quelli che ha. Kolkendur. Tiriamolo giù questo coso. Buono. Perché adesso la Trick Room non la toglie più. Buono. Si è fregato da solo. Lui pensava che io mettessi subito l'acqua. Invece no. Invece no.
Allora, se io facessi Dynamax più Dynasaetta qui, più Canineria qui, vediamo, sperando di non missare niente. Spero di non missare niente, perché è facile missare con questo team, eh? Carineria piuttosto che altre cose, facile missare. Attenzione, vediamo. Individua, va bene. Per il momento va bene. Così varie ipnosi, cose strane, le evitiamo. Vediamo, eh. Ci parte il gelo raggio, ok, per toglierci giustamente la cosa lì, come si chiama, il fantasmanto, va bene, vi dico la verità. Carineria qua si va a infrangere su quello, ok, non c'è problema ragazzi. Noi adesso spariamo una giga melodia su Kolkendur, più ovviamente... Anzi, stavolta per andare sul più sicuro facciamo ombra artigli, perché io non vorrei missare niente. Non penso sia un Milotic che abbia ipnosi, perché avendo gelo raggio... Tuono pugno, ok, ci scassa. No, resistiamo, grandi, bellissimo. Lo tiriamo giù, ottimo. Ottimo, perché questo vuol dire che noi ci rimane lì Mimikyu ancora. No, forse con... No, sì, dovrebbe rimanere lì. Rimane lì. Quindi ottimo. Perché andrà ad attaccare Durant. Ottimo. Allora, arriva Durant. Quanto rimane di distorto zona? Soltanto una. Io allora faccio così. Sembrerà una cavolata quello che sto facendo, ma vado di Dynaflusso qui più ombra artigli, perché così io posso mettere l'acqua. No, io devo per forza mettere. Provare a mettere l'acqua. Acqua più ombra artigli, tutto di qua. Attenzione, perché non è finita, eh. Lui adesso Dynamaxa. Io poi voglio essere più veloci di tutti con Ludicolo, capite? Con Ludicolo io devo fare danni. Ok, buono. Mettiamo la pioggia. Vediamo se lui ha fatto il Dynamacinio e ci va a togliere la pioggia. Fa ripresa, va bene. Ok. Perché noi allora riusciamo ad attaccare. Magari crit. Mai nella vita. Ok, Dyna Insetto, per mandarci a meno uno di attacco, va bene. Questo è buono, eh. Questa è buona per noi. Noi però adesso facciamo una cosa di questo genere. Buttiamo dentro Ludicolo.
Facciamo idropompa qui. Più surf. Con calma, ragazzi, un attimo, perché protegge Milotic. Era sicuro al 100%. Bene. Buono. Attenzione, non è finita, eh. Non è finita. Dainensetto ci fa fuori questo, va bene. Attenzione perché non è finita. Non è finita. Potremmo missare idropompa, che non lo missiamo e va giù. Buono. Buono, ottimo. Ora lui ha appena protetto. Se rimane il campo elettrico, noi bisogna fare tuono. Bruciapelo, tuono. Perché se c'è il campo, se c'è ancora il campo elettrico, ci serve per fare un po' più di danno, perché siamo a meno 2. Ci serve. Perfetto, c'è. E allora così. Più bruciapelo. Buono. Anche se siamo a meno 2. Grande questo crit. Vediamo. Buono il danno. Va bene. Adesso bisogna andare di liofilizzazione. Più braccio teso. Ci proviamo, magari riusciamo ad attaccare con Incineroar. Io ci credo. Vabbè che c'è la pioggia, c'è tutto quanto, c'è un casino. Protegge, ok. Con calma, raga, con calma. Se poi va via la pioggia sarebbe ancora meglio. Non lo so quanti turni di pioggia ci sono ancora. Però, forza. Forza, ci siamo vicini. Dobbiamo vincere sta partita, raga. La voglio vincere. La voglio vincere. L'effetto del vero Aurora finisce. Ok. Allora adesso io non lo so se riusciamo a fare. Se riusciamo a fare. Lui fa ripresa. Buono. Ok. E perde i turni di acqua. Noi potremmo congelare magari, eh. Non si sa mai. Vai braccio teso. Fai i danni che devi. Ottimi. Smette di piovere. Ottimo, ragazzi. È il momento della verità. Vediamo. Vediamo. Dobbiamo tenere duro. Braccio teso fa una sbrega di danno. Vediamo. La lotta finisce per abbandono. Buono. Buono. Buono così. Bene, sono contento. Sono contento perché era un matchup veramente difficile da affrontare. Veramente difficile, ragazzi. Cioè, veramente, veramente difficile. Sono contento di aver vinto sta partita. Abbiamo fatto un 2 su 2. Io direi di andare a vedere che punteggio abbiamo raggiunto con Lapras. Lotta competitiva. Vediamo. Che punteggio abbiamo raggiunto? ...706... Sono contento. 706 con Lapras. Allora, questo qui è un team che, come vi stavo spiegando, è un team vabbè, che ho portato lì al torneo. Un team carino, un team particolare, ma un team che c'è da stare attenti a come lo si usa, perché effettivamente è un team che missa tantissimo. Il miss è all'ordine del giorno, ragazzi. Cioè, il miss è quasi, cioè, veramente molto facile missare, perché abbiamo idropompa 80%, abbiamo forza equina, che anche lui c'ha meno del 100%, abbiamo frana, abbiamo carineria, abbiamo tuono, che se non c'è la pioggia missa al 100%. Sono tutte
tutte piccole, piccole percentuali che possono portarci a perdere i vari match che noi andiamo ad affrontare. Però se il team riesce a girare è divertente. Io l'ho pubblicato anche su Reddit, community americana, in molti hanno provato il team e sono stati entusiasti, si sono divertiti ed è stato bello anche per me ricevere non soltanto da italiani qualche feedback positivo su quello che faccio. Ecco, quindi ragazzi, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like a questo video e come vi dico sempre, se il video vi è piaciuto ditelo a tutti, se non vi è piaciuto statevi zitti. Mr. Pokenjoy vi saluta, ciao ciao, al prossimo video del Versus Enjoy!